Quello di questa sera è un percorso nell'universo femminile, nei grandi personaggi d'opera, declinati appunto al femminile, opera e non solo in verità. È un viaggio attraverso la musica italiana, russa, francese, è un percorso adattato all'organico dei solisti aquilani, dunque interamente per orchestra d'archi con l'apporto di un'arpa. E soprattutto appunto è un omaggio a queste donne straordinarie che sono dei modelli di cui probabilmente ancora oggi abbiamo bisogno. E donne che peraltro sono state grande fonte di ispirazione per Gabriele D'Annunzio. Io ritengo che sia assolutamente necessario creare una nuova narrazione della donna. Questo anche nell'ottica delle giovani generazioni che hanno bisogno di modelli a cui ispirarsi. Allora dobbiamo smettere di raccontare le donne come delle eccezioni alla regola, oppure, non lo so, dei piccoli esserini che hanno bisogno di cure e assistenze speciali da parte degli uomini. Al contrario, la storia della musica, e non solo quella della musica, ci dimostra che ci sono stati grandi e importanti personaggi femminili che hanno dimostrato, che hanno dato il loro apporto fondamentale all'evoluzione di un determinato genere, della musica nel mio caso, ma immagino che questo possa essere esteso a molte altre arti e ambiti. L'esperienza con i solisti aquilani è sempre eccezionale. Questa è la seconda volta che lavoriamo assieme, ci siamo conosciuti in occasione di un concerto lo scorso aprile e si è creato subito feeling, un feeling molto particolare, devo dire la verità.